Sia lodato Gesù Cristo. Percorrere miglior acque, alza le vele ormai la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé mar sì crudele, e canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al cielo diventa degno. Sono le prime due terzine della seconda cantica di Dante, che ci prepara a vivere questa straordinaria esperienza, un'esperienza di grande difficoltà, ma nello stesso tempo di grande amore. Infatti questa sera parleremo del purgatorio, cioè di quel luogo dove c'è la frammistione fra una sofferenza e una gioia. E in tutta la cantica dantesca si respira questo aspetto di gioia, di sofferenza, di dolore, ma di una grande speranza, che è la speranza della vita eterna. Le anime, sappiamo che, sorprese dalla morte, sono tanto colpevoli da meritare l'inferno, né tanto buone da essere ammessi immediatamente in paradiso, dovranno purificarsi in quel mondo che noi chiamiamo il purgatorio. E il purgatorio esiste perché esiste la tendenza dell'uomo alla mediocrità, alla tiepidezza, perché l'uomo in questa vita non è capace in generale di esprimere atti di amore così perfetti, tale da abilitare la sua anima ad entrare subito nella visione di Dio. A riguardo un teologo scrive: sarebbe troppo bello che la libertà umana fosse capace soltanto o del positivo o del negativo, perché altrimenti noi non saremo nemmeno meritevoli. Noi dunque non siamo né totalmente perversi dal male, ma neppure totalmente radicati nel bene. Anzi, nel bene molte volte purtroppo siamo molto tiepidi. La fede chiama queste nostre piccole vigliaccherie, chiamiamole così, i cosiddetti peccati veniali, cioè la mancanza di vigore nella carità, di dare tutto, tutto tranne qualche cosa, quel salire sulla croce anche noi, sì, ma salire sulla croce con una mano sola, magari con piede solo. E qui troviamo la ragione stessa per cui esiste il purgatorio, cioè poiché la grande massa delle persone è incerta sulla via del male e anche incerta sulla via del bene, cioè non è così radicata nel male da raggiungere quella che chiamiamo l'impenitenza finale, quella che si guadagna con l'inferno, ma neppure così radicale sulla via del bene da raggiungere il perfetto amore, ecco che c'è questa via di mezzo, il purgatorio. Il Concilio Vaticano II ha anche aggiunto che la Chiesa che si trova sulla terra, la Chiesa che si trova nel cielo e la Chiesa che si trova nel purgatorio costituiscono l'unico corpo mistico di Cristo, sia pure nella diversità dei suoi stati e sia pure nel diverso dono dello Spirito Santo. L'idea fondamentale quindi è quella che sia noi che siamo pellegrini sulla terra, cioè viatori, sia i nostri fratelli che sono in cielo, sia quelli che sono in purgatorio, costituiamo insieme il cosiddetto corpo mistico di Cristo, sia pure con funzioni diverse e con un grado diverso riguardo appunto allo Spirito Santo. Noi non siamo tenuti a ritenere che in purgatorio sia presente il fuoco, così però siamo tenuti a capire e a ritenere che il fuoco è presente nell'inferno,
e lo vedremo. Non c'è dubbio, infatti, che il magistero della Chiesa per la realtà dell'inferno parla esattamente delle pene del senso, pene che noi indichiamo con la parola fuoco. Dobbiamo dire che l'esistenza del purgatorio è una verità di fede definita. Infatti, nella Sacra Scrittura, nel secondo libro dei Maccabei, si trova scritto che Giuda, generale in capo delle truppe ebree, dopo aver combattuto una sanguinosa battaglia contro Gorgia, durante la quale molti dei suoi soldati erano rimasti sul terreno, chiamò a raccolta i superstiti e propose loro di fare una colletta in suffragio delle loro anime. Il raccolto della colletta fu spedito a Gerusalemme perché si offrissero sacrifici espiatori a questo scopo. Nel Nuovo Testamento, in maniera particolare nel Vangelo di Matteo, si fa espressa menzione di questa verità quando si dice che nell'altra vita ci sono due luoghi di punizione: uno dove il castigo non finisce mai, se ne andranno al supplizio eterno; l'altro dove il castigo finisce quando tutto il debito verso la giustizia divina sia pagato fino all'ultimo centesimo. Ancora nel Vangelo di Matteo, al capitolo 12, Gesù dice: chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non potrà essere perdonato né in questo mondo né nell'altro. Da queste parole appare chiaro che nella vita futura c'è la remissione di certi peccati che non possono e non potranno essere che veniali. Questa remissione non può aver luogo che nel purgatorio. Ancora nella lettera ai Corinzi, nella prima, San Paolo dice: se l'operato di taluno sarà trovato deficiente, sarà privato della sua mercé. Egli però sarà salvato attraverso il fuoco. In questo passo ci parla chiaramente del purgatorio. Anche il magistero della Chiesa, appunto attingendo alla Sacra Scrittura, ci parla del purgatorio. In maniera particolare il Concilio di Trento, nella 25ª sessione, dove si proclama: illuminati dallo Spirito Santo, attingendo dalla Sacra Scrittura e dall'antica tradizione dei padri, la Chiesa Cattolica insegna che c'è uno stato di purificazione, detto purgatorio, e le anime trattenute trovano aiuto nei suffragi dei credenti, specialmente nel sacrificio dell'altare a Dio accettevole. Anche il Concilio Vaticano II, nella Costituzione Lumen Gentium, al capitolo 7, afferma l'esistenza del purgatorio dicendo: fino a che il Signore non verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con Lui, è distrutta la morte, non gli saranno sottomesse tutte le cose. Alcuni dei suoi discepoli sono pellegrini sulla terra, continua il Concilio. Altri, passati da questa vita, stanno purificandosi ed altri godono della gloria di Dio. Anche il Catechismo di San Pio X alla domanda risponde: il purgatorio è il patimento temporaneo della privazione di Dio e di altre pene che tolgono all'anima ogni resto di peccato per renderla degna di vedere Dio. E il Catechismo della Chiesa Cattolica conclude ai numeri 1030 e 1031: coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio, ma sono imperfettamente purificati, sebbene siano certi della loro salvezza eterna, vengono però sottoposti, dopo la loro morte, a una purificazione al fine di ottenere la santità necessaria per entrare nella gloria del cielo. Quindi la Chiesa chiama purgatorio questa purificazione finale degli eletti, che è tutt'altra cosa dal castigo dei dannati.
Nella sua meravigliosa enciclica Spe Salvi, Papa Benedetto XVI ha dato un chiarimento sul perché esista il purgatorio e soprattutto perché esso sia un luogo di speranza. Dice: il dolore dell'amore diventa la nostra salvezza e la nostra gioia. Il giudizio di Dio è speranza, sia perché è giustizia, sia perché è grazia. Se fosse pura giustizia, potrebbe essere alla fine per tutti noi solo motivo di paura. Ancora, Dio è il giudice giusto, colui che ci abbraccia con il suo amore e sa che cosa abbiamo fatto e non abbiamo fatto nella vita eterna. Ma anche noi possiamo aiutare coloro che sono in questo luogo di purificazione. Alle anime dei defunti, continua il Papa, tuttavia può essere dato ristoro e refrigerio mediante l'Eucaristia, la preghiera e l'elemosina. Che l'amore possa giungere fin nell'aldilà, che sia possibile un vicendevole dare e ricevere, è dato dalla nostra tradizione. Questo è il purgatorio, un fuoco interiore. Questa stupenda definizione è stata data dal dottore del purgatorio, una santa, Santa Caterina da Genova, che parla del cammino della purificazione dell'anima verso la comunione piena con Dio, partendo dalla propria esperienza di profondo dolore per i peccati commessi, in confronto all'infinito amore di Dio. Abbiamo sentito del momento della conversione di Santa Caterina, dove Caterina sente improvvisamente questo amore, questa bontà di Dio, continua il Papa. Ma la distanza infinita della propria vita dalla bontà di Dio è un fuoco bruciante all'interno del cuore della Santa. E questo è il fuoco che purifica, è il fuoco interiore del purgatorio. L'anima, dice Caterina, si presenta a Dio ancora legata ai desideri e alla pena che derivano dal peccato, e questa la rende impossibile di godere la visione di Dio. Caterina afferma che Dio è così puro, è così santo, che l'anima con le macchie del peccato non può trovarsi in presenza della Divina Maestà. E anche noi sentiamo quanto siamo distanti, quanti siamo pieni di tante cose, così da non poter vedere Dio. L'anima è consapevole di quell'immenso amore, di quella perfetta giustizia di Dio, e di conseguenza soffre per non aver risposto in modo corretto e perfetto a tale amore. E proprio l'amore stesso a Dio diventa questa fiamma. L'amore stesso lo purifica dalle scorie del peccato. Questo è il fuoco del purgatorio. E infatti, quando noi amiamo una persona o scopriamo da un momento all'altro che una persona ci ama, che ci ha beneficato tantissimo, e magari ci accorgiamo che gli abbiamo fatto tanto del male, il nostro dispiacere è fortissimo, è grande. Pensate quanto questo può apparire nei confronti di Dio. Quando vedremo le perfezioni di Dio, la bontà di Dio, la grandezza di Dio, e noi ci riconosciamo peccatori, ci riconosciamo incapaci di donare lo stesso amore che Dio ha dato a ciascuno di noi. È certo che le pene del purgatorio sono così forti e così intense che nessun uomo sarà mai capace, con la sua piccola mente, di comprenderne la forza. Paragoni, immagini, se ne possono dare sicuramente una sola sbiadita figura della sofferenza che noi vivremo nel purgatorio.
San Tommaso d'Aquino, che è sempre così misurato nelle sue parole, dice: la più piccola pena del purgatorio sorpassa senza misura la più grande pena di questa vita. Ed è chiaro che è dottrina della Chiesa che come nell'inferno, così nel purgatorio vi è una doppia pena, quella del senso e quella del danno. La pena del senso consiste in tormenti sensibili prodotti da un fuoco la cui misteriosa potenza fa soffrire l'anima come se avesse il corpo. Questo è quanto insegnano generalmente i teologi, fondate su molte testimonianze dei santi padri, alcuni dei quali dicono che questo fuoco è sostanzialmente uguale a quello dell'inferno, con la sola differenza che non è eterno. Ancora San Tommaso d'Aquino, parlando del fuoco del purgatorio, che, ripeto, è uguale al fuoco dell'inferno, dice che la differenza tra il fuoco del purgatorio o dell'inferno e il fuoco che abbiamo noi, il fuoco fisico, è la stessa differenza che c'è tra un fuoco dipinto e un fuoco vero. Se noi mettiamo la mano su un fuoco vero, ci scottiamo, ci bruciamo. Ma se mettiamo la mano su un fuoco dipinto su un muro o su un quadro, non succede assolutamente niente. Ebbene, dice San Tommaso, questa è la differenza. Il fuoco, quello di questo mondo, è il fuoco dipinto. Non è niente, mentre quello dell'inferno è quello vero. Oltre alla pena del senso, c'è la pena del danno, che consiste nella temporanea separazione da Dio. Col peccato anche veniale, l'anima si lascia trascinare o si rivolge volontariamente alle creature e si allontana e volta le spalle a Dio, che è il suo creatore. Per questo in punizione nel purgatorio Dio la tiene forzatamente lontana da sé, mentre lei sente più che mai il bisogno di unirsi a Dio, centro del suo amore, centro della sua felicità. Su questa terra, noi sprofondati in questo mondo sensibile, imprigionati quasi, diciamolo, dalla materia, noi non possiamo comprendere profondamente che cosa vuol dire per un'anima priva del corpo essere separata da Dio. Tuttavia, se ci riflettiamo un poco, possiamo intravedere qualcosa, possiamo pensare della sofferenza che c'è nel vedere Dio e non poterlo godere. Infatti, chi è Dio? Dio è la verità, la sorgente della felicità, la perfezione infinita, il centro di attrazione di tutte le anime. Dio è l'essere infinitamente perfetto, unicamente per il quale siamo stati creati, al quale l'anima nostra tende necessariamente come a un suo centro. Solo Dio può soddisfare tutte le nostre brame, appagare tutto il nostro essere, tutto ciò che noi desideriamo. Quindi l'anima imprigionata nel corpo non può sentire tutta questa forza, tutto questo bisogno, tutta questa attrazione verso di lui. Tutto ciò che ci circonda tende fondamentalmente ad allontanarci da lui, non ad avvicinarci. Ma appena la nostra anima sarà liberata da questo corpo, abbraccerà con un solo sguardo il bene infinito che è Dio, sentirà potentemente di essere fatta per Lui, per vederlo, per possederlo, per goderlo, per amarlo. Si sentirà la nostra anima attratta da Lui con una forza talmente irresistibile, con una potenza che nessuno potrà mai moderare o estinguere.
Allora l'anima, la nostra anima, perché questa è un'esperienza che faremo, si slancerà naturalmente verso Dio, verso questo abisso di felicità, dove troverà la sua pace, la sua soddisfazione di tutte le sue esigenze, di tutti i suoi desideri. Ecco la pena più grande del purgatorio. Mentre l'anima sente il bisogno potente e irresistibile di unirsi a Dio, questi si allontana. Perché? Perché è macchiata di colpa, le impedisce di possederlo, di goderlo, di partecipare alla sua felicità infinita. È come la richiude in un carcere tormentoso dove se stessa vuole soffrire immensamente perché vuole unirsi a Dio in maniera del tutto nuova. Questo è il tormento che supera ogni altro tormento, che purifica l'anima che è nel purgatorio. Ci si domanda molto spesso quanto tempo dureranno queste pene del purgatorio, quanto dovremmo rimanere nel purgatorio. La durata della permanenza nel purgatorio non è uguale per tutte le anime, ovviamente, perché dipende dalle pene da espiare. In questa vita predomina la misericordia di Dio, ma nell'aldilà predomina la giustizia di Dio. Su questa terra con poco possiamo espiare molto, ma nel purgatorio invece con molto si espia poco. Quindi per certe anime la permanenza in purgatorio potrà essere molto lunga. La testimonianza dei santi, in maniera particolare quella di Lucia di Fatima, la ricordiamo tutti, quando muore una sua vicina amica in giovanissima età, aveva circa 8 anni questa bambina che muore, allora la natalità, la mortalità infantile era molto alta, chiede alla Madonna se la sua amica era in purgatorio o era in paradiso. La risposta di Maria fu: deve rimanere in purgatorio fino alla fine dei secoli, e aveva solo 8 anni. Noi su questa terra abbiamo la possibilità però di venire in loro aiuto affinché le pene loro siano alleviate o abbreviate, e questa è una verità di fede. Noi possiamo aiutare le anime del purgatorio con la preghiera, con le indulgenze, con le opere di carità, con qualunque opera buona però applicata a loro suffragio. Il mezzo però più efficace è sempre la Santa Messa. Quando la messa viene celebrata in suffragio delle anime del purgatorio, è Gesù stesso che prega per loro, si sacrifica per loro sull'altare. A questo punto non va dimenticato che noi possiamo purificarci in terra prima di morire, e non è escluso il caso di chi, accogliendo con pazienza certe prove della vita, possa raggiungere direttamente il cielo senza passare dal purgatorio. Inoltre conviene sempre riflettere che mentre in purgatorio ci si può solo purificare, sulla terra invece le preghiere, le opere buone, le sofferenze accettate, oltre ad essere purificatorie, sono anche meritorie e quindi fonte di maggior gloria in paradiso. La terra dunque sicuramente può sostituire il purgatorio, o almeno farcelo abbreviare. Purtroppo, diciamolo, in terra la maggior parte dei cristiani non vuol sapere di sofferenze, di mortificazioni volontarie per espiare i propri peccati. Molti anzi si lamentano continuamente e non sono affatto rassegnati alle croci quotidiane. Di bene ne fanno poco, e quel poco fatto con tanta negligenza.
La Chiesa ha scritto durante il Concilio di Lione, siamo nel 1274, dove vi fu l'affermazione dogmatica del purgatorio: se coloro che fanno sinceramente penitenza sono deceduti nella carità prima di aver pagato la pena con degni frutti di penitenza a seguito di cose fatte o di cose omesse, le loro anime sono purificate dopo la morte, e a sollevarli da tali pene giovano loro i suffragi dei viventi, vale a dire i sacrifici delle messe, le preghiere, le elemosine e altri esercizi di pietà che sono soliti farsi secondo l'indicazione della Chiesa da dei fedeli a vantaggio di altri fedeli. Dobbiamo dire che noi commettiamo con frequenza peccati veniali, difetti di ogni specie, però facciamo poca strada e poco sforzo purtroppo per eliminarli o per diminuirli. Dobbiamo riflettere, e questi novissimi credo che possano servire per questo, dobbiamo riflettere se non vogliamo diminuire o espiare le nostre colpe su questa terra, o magari allungare la nostra permanenza in purgatorio. È difficile inoltre discutere sul fatto se il purgatorio sia un luogo o uno stato, ma per quanto riguarda l'inferno e il paradiso non v'è dubbio che debbano essere un luogo, perché sia l'inferno che il paradiso ci saranno dei corpi alla fine del mondo. Sappiamo invece che nel purgatorio ci sono solo le anime, perché il purgatorio terminerà proprio alla fine del mondo, quando i corpi risorgeranno. Se il Concilio ci ha detto che anche le anime del purgatorio fanno parte del corpo mistico di Cristo, dunque possiamo dire che anche nelle anime del purgatorio agisce lo Spirito di Cristo, che è lo Spirito Santo, lo Spirito di amore. E il fuoco che agisce nel purgatorio è ancora il fuoco dello Spirito Santo, che penetra le radici più profonde delle anime. Il purgatorio allora è quel luogo dove l'amore di Dio purifica le anime dall'egoismo e le porta alla perfezione dell'amore, in una sorta di grande scuola dell'amore. La sofferenza del purgatorio ci deriva dal fatto che le anime non possono ancora vedere Dio faccia a faccia, ma è anche il luogo della gioia, perché c'è già la certezza della beatitudine, c'è già la possibilità di comunicare con Dio con la preghiera, nella comunione dei santi. La nostra speranza, e concludo, dice Benedetto XVI, è sempre essenzialmente anche speranza per gli altri. Solo così essa è veramente speranza anche per me. Da cristiani non dovremmo mai domandarci solamente: come posso salvare me stesso? Dovremmo domandarci anche: che cosa posso fare perché altri vengano salvati e sorga anche per altri la stella della speranza? Allora avrò fatto il massimo anche per la mia salvezza personale. Ecco che allora il purgatorio diventa un luogo di gioia, di speranza, sia pur nella sofferenza. Dante, quando esce dal purgatorio, scrive una straordinaria terzina, aggiungendo una quarta per concludere tutta la cantica, e dice: io ritornai dalla santissima onda rifatto sì come piante novelle, rinnovellate di novella fronda, puro e disposto a salire alle stelle. Che queste nostre parole possano veramente rinnovellare, come queste piante novelle, questa nuova fronda che può essere la nostra conversione, per un giorno veramente salire a vedere le stelle. Sia lodato Gesù Cristo.